del ministro degli esteri. Vi racconto un po' di cose, però innanzitutto vorrei informarvi che oggi, 18 aprile, in tutta Europa c'è una mobilitazione contro il trattato di partenariato, il libero commercio cosiddetto, tra Stati Uniti e Europa. E questo ha a che fare... Aspettiamo che Paolo termini. E questo ha a che fare anche con il tema casa, così come aveva a che fare con il tema casa quando hanno costituito l'Unione Europea, e noi siamo stati, credo, gli unici a quel punto ad affermare, a mettere in guardia sulle conseguenze negative di una certa idea dell'Unione Europea. Come avete visto poi, gli attacchi alle politiche progressiste delle case popolari, gli attacchi anche al tema del controllo degli affitti, nel nome del libero scambio all'interno dello spazio economico. Ora, quello che stanno negoziando in assoluto segreto tra Stati Uniti e Unione Europea è la possibilità che compagnie degli Stati Uniti vengano, stiamo parlando di fondi di investimento e non solo, vengano nei paesi dell'Unione Europea e chiedano di applicare delle regolamentazioni che sono extragiudiziali. Per esempio, voi sapete che molti paesi dell'Unione Europea, incluso l'Italia, hanno nella loro propria costituzione la funzione sociale della mobilità. Ora, se un fondo di investimento tipo Blackstone, per non fare nome, un fondo di investimento chiede di acquistare dei comparti di edilizia residenziale pubblica sui quali voglia applicare una normativa che a loro serve per guadagnarci, potrà farlo, non solo potrà farlo, ma addirittura potrà chiedere i danni ai governi, in questo caso il governo italiano, perché non potrebbe guadagnare abbastanza, perché magari il governo italiano potrebbe dire: guarda, tu mi devi applicare la legge 431 del 98, canoni concordati, oppure addirittura l'edilizia residenziale pubblica delle regioni. Se questo non avvenisse, cioè se non si riuscisse ad applicare, quel tipo di normativa che li favorisce, a quel punto potrebbero addirittura chiedere i danni. È una cosa terribile che sta per passare sulle nostre teste, quindi io lancio questo avviso ai naviganti. Noi siamo internazionalisti, siamo impegnati su vari fronti. Il tema del TTIP, questa sigla, ricordiamocela bene e studiamo nel pomeriggio, quando cominceremo i lavori del tavolo tematico sulla internazionalismo, sarà, credo, un tema importante. Così come l'altro tema importante dell'Unione Europea, voi avete visto che in Grecia Syriza ha vinto, verso la fine di giugno saremo a un'iniziativa europea in appoggio alle battaglie che fa anche il governo più vicino alla più vicino di posizione. Sì, sì. A questo serve. Sì. E c'è un impegno importante di appoggiare le battaglie contro gli sfratti lì, ma anche per riuscire da un certo modo di concepire l'euro e l'Unione Europea. Ora, una delle cose che ho apprezzato, sono questa direttamente, nella relazione di Walter De Cesaris, è quando si parla di investimenti comunitari, perché è lo sviluppo di una linea politica che noi abbiamo introdotto ancora dallo scorso congresso, in particolare quando diciamo gli investimenti, i finanziamenti di edilizia residenziale pubblica non devono essere considerati all'interno del bilancio dei paesi per calcolare la procedura del deficit, ma devono essere considerati come politiche sociali, quindi al di fuori. Ed è importante sottolineare questo nel momento in cui, per esempio, nell'Unione Europea si sta discutendo che i finanziamenti edilizia residenziale pubblica possano concretamente diventare oggetto di finanziamento con i fondi strutturali, quindi non pochi soldi, ma stiamo parlando di miliardi di euro che anche nel nostro paese potrebbero arrivare. Queste cose sono tutte collegate e sono frutto di riflessioni, di dibattiti, di battaglie che, come gli inquilini e
particolare all'interno dell'Alleanza Internazionale degli Abitanti, stiamo facendo e sviluppando. Nel pomeriggio poi interverrà anche la compagna Soha Beslama, che è la nostra coordinatrice per la Tunisia, che ci presenterà un po' cosa è successo con l'Assemblea Mondiale degli Abitanti, la situazione in quel paese assai difficile. Solamente vorrei accennarvi che questo filo rosso che lega il nostro essere militanti qui nel nostro paese, qui ed ora, ma con il 1968 alle spalle e con Mario Massimo parla del terzo millennio, siamo assolutamente dentro. Cioè c'è la battaglia locale, c'è la battaglia nazionale, regionale, c'è la battaglia internazionalista. Sottolineo internazionalista perché significa costruire solidarietà concreta con altri popoli e altre organizzazioni di abitanti, in particolare di inquilini, che si stanno battendo su questi terreni. Questo fa la diversità e la ricchezza e la possibilità di vincere delle battaglie. C'è un approccio ai diritti umani, c'è un approccio sulle politiche abitative che si confronta e confligge duramente con altri approcci. Ora, è vero che gli stati nazionali e anche le istituzioni sovranazionali stanno cedendo il passo molte volte alla potenza delle transnazionali, di chi investe, di chi ha i soldi, chi gestisce, e il trattato TPP è uno di questi esempi. Però è altrettanto vero che gli stati nazionali e le organizzazioni sovranazionali come le Nazioni Unite o l'Unione Europea potrebbero agire, non lo stanno facendo, lo fanno molto parzialmente. Vi indico solamente una scadenza importante di cui assolutamente in questo momento nessuno parla, tantomeno qui in Italia. L'anno prossimo a Quito, in Ecuador, ci sarà il vertice delle Nazioni Unite sull'abitare, si chiama Habitat 3. Il primo lo fecero nel 76 a Vancouver, il secondo, per chi è la mia età, qualcuno di noi partecipò ad Istanbul nel 96, Habitat 2, che c'era allora il ministro Di Pietro. Molto interessante l'interazione che si sviluppò, interessante anche l'agenda Habitat. Quello che invece sta succedendo in questo momento con Habitat 3 è tutt'altra cosa. Stanno parlando di partenariato pubblico-privato sotto l'egida del paradigma neoliberale. Questo è uno slogan che sto dicendo, ma poi chi parteciperà nel gruppo di lavoro potremo approfondire meglio. Cosa vuol dire? Che quello che interessa è mettere in vendita, sotto il fumo del partenariato pubblico-privato, che è una cosa tanto bella e carina, in realtà mettere in vendita interi comparti di beni pubblici. Stiamo parlando di suoli, stiamo parlando di immobili, stiamo parlando di territorio candidato. Per questa ragione, durante l'Assemblea Mondiale degli Abitanti, di cui parlerà poi anche SOA, abbiamo discusso e deciso con centinaia di compagni provenienti da tutti i continenti, quindi sto parlando dell'Asia, sto parlando degli Stati Uniti d'America, l'Europa, l'Africa, l'America Latina, di organizzare il Foro Sociale Urbano Mondiale, che sarà a Quito nell'ottobre del 2016. Mettiamocelo bene nell'agenda, non è una cosa di là, così come non è una cosa di là la battaglia contro il trattato TPP, è una cosa che è nel nostro essere, che ci dà la possibilità non solamente di comprendere qual è lo scontro durissimo, durissimo, con i padroni della terra, veramente, ma anche la possibilità, c'è la possibilità concreta di vedere come uscirne e come vincere. Delle battaglie si possono vincere, la guerra ci proviamo, l'importante è la coalizione sociale, politica, culturale, le alleanze. Io sono sinceramente orgoglioso di far parte di questo ministero, perché dà la possibilità di agire a tutto campo avendo la possibilità di vincere, e questo è il motore fondamentale, come abbiamo detto tutti noi, continuiamo a sottolinearlo, non solo se vince, ma è la solidarietà. Grazie. Sarebbe spazio per un ultimo intervento, se si può fare.
compagni sono d'accordo, ci vorrei, io quindi anche perché non mi darei la parola a Daria, no no, così poi dopo così c'è un'interruzione tra i interventi di Ulisse. Vorrei soltanto ricordare a tutte le compagne e compagni che poi a partire dalle 4:30, 5, a seconda di quando finiamo il dibattito generale, ci sono i tavoli di lavoro tematici che sono sempre sedute plenari per noi, insomma, in cui tutti i compagni possono reintervenire e i compagni che non sono qui intervengono, insomma, ecco, tutto fa parte del dibattito generale della nostra, del nostro contesto.